Non si muove la classifica del Termoli, che anzi sprofonda ancor più nelle sabbie mobili dopo la quarta sconfitta consecutiva, questa volta maturata in casa contro la Jesina. Formazione forzata per i giallorossi, a Termoli non sono sinora arrivati rinforzi con la nuova presidenza di Calarco. In campo scendono i giovani, età media della squadra soli 19 anni. In avanti Mister Casu si affida a Santoro e Fulvio. Dall'altra parte la Jesina in grande spolvero, reduce dai 5 gol rifilati alla Civitanovese. Mister Bacci manda in campo il tridente Trudo, Traini e Ambrosi. E bastano appena 5 minuti alla Jesina per far tremare la porta giallorossa. Traini cerca e trova Trudo, stop a seguire, tiro in diagonale del numero 7, sfera sul palo. Sulla ribattuta botta sicura Traini, si immola la penna che salva il Termoli. Ancora Jesina 2 minuti dopo con la volée al volo di Frulla, bella l'esecuzione, blocca però sicuro Natali. Il Termoli si sveglia solo alla metà della prima frazione di gioco, sull'asse Fulvio Santoro, l'azione veloce in verticale che porta al gol Santoro, rete però annullata per posizione di offside del centroavanti giallorosso. Ma al 26esimo è ancora Trudo a recuperare un buon pallone a centrocampo, il passaggio in profondità di Ambrosi è preciso, il resto lo fa Trudo con un diagonale preciso che batte Natali. Azione da manuale della Jesina e prima rete della giornata. Il Termoli accusa il colpo e si rintana nella sua metà campo sino alla fine del primo tempo. Ripresa che si apre senza cambi ed ancora con gli ospiti pericolosi. Al 52esimo Tafani scambia con Trudo, l'appoggio all'indietro per il tiro di Ambrosi, riesce a liberare con qualche affanno la difesa del Termoli. Unica chance per i giallorossi, il tiro di Fulvio al 64esimo sull'assist di Santoro, buona occasione per il pareggio gettata però alle ortiche. Il KO arriva solo 2 minuti dopo, Bacci manda in campo Pierandrei al posto di Ambrosi, il nuovo entrato si ritrova subito la sfera tra i piedi in area piccola e non si lascia pregare, raddoppio Jesina. Passano appena 2 minuti e l'instancabile Trudo dalla destra confeziona un assist d'oro per Frulla che non può sbagliare, batte per la terza volta Natali. Match praticamente chiuso e il Termoli perde anche la testa. Al 79esimo Gagliano si becca il secondo giallo e l'uscita anticipata dal terreno di gioco. A seguirlo neanche 3 minuti dopo è Fulvio, anche lui al secondo giallo della partita. Termoli 9 e Jesina che infierisce a 4 dal termine con Tittarelli che cala il poker con un bel pallonetto concesso grazie alla segnalazione dell'assistente dell'arbitro ma con il Termoli addirittura in 8 per l'infortunio durante l'azione di Caprioli. Finisce con uno 0-4 davvero pesante per il Termoli che resta fanalino di coda fermo a 8 punti in classifica. Continuano invece ad aumentare le ambizioni della Jesina.